Ci troviamo nell'archivio storico del comune di Palermo, un vero e proprio scrigno della memoria cittadina. Qui è conservata tutta la documentazione prodotta dagli organi del governo cittadino attraverso 7 secoli di storia, dalla fine del 200 alla metà del 900. Parliamo di circa 7 chilometri di scaffalature, tutte piene e ricolme di manoscritti originali risalenti a quell'epoca. Dunque, siamo nel Tempio della Memoria della città e qui, fra i vari manoscritti e i volumi conservati, molti parlano della comunità ebraica che abitava la nostra città fino al 1492, ma che poi fu costretta all'improvviso ad andare via. Oggi, nel giorno della memoria, vogliamo ricordare una pagina drammatica della storia degli ebrei di Sicilia e lo faremo grazie alle pagine ingiallite dal tempo di questo volume, l'editto di espulsione degli ebrei di Sicilia, firmato da Ferdinando il Cattolico. Ma prima occorre una breve premessa. Ci sono alcune date nel flusso ininterrotto del tempo storico che segnano una cesura, un punto di svolta dopo il quale nulla sarà più lo stesso. Una di queste date è proprio il 1492. Da poco più di 20 anni, grazie al matrimonio fra Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, erano state poste le basi in Spagna di una moderna monarchia nazionale, in cui il principio cardine è sintetizzato nell'espressione ubi unus dominus, ibi una religio, e cioè un solo sovrano, una sola religione. Nel gennaio del 1492 viene conquistato e annesso il Regno di Granada, roccaforte dei musulmani in Spagna. Il passo ulteriore riguarda gli ebrei, numerosi nei domini spagnoli. Il re di Spagna decide l'espulsione da tutti i territori soggetti alla corona con un editto che viene denominato Editto di Granada, emanato in Spagna nel marzo del 1492, che arriva da noi in Sicilia il 18 giugno dello stesso anno. In esso si decide che entro 3 mesi tutti gli ebrei che risiedono in Sicilia devono andare via, a meno che non rinuncino alla loro religione e con essa anche alla loro identità, persino al loro stesso nome, per abbracciare la religione cristiana. L'editto viene promulgato a Palermo il 18 giugno 1492. Come usava allora, è un pubblico banditore a leggere ad alta voce nelle piazze cittadine questa legge che deve essere portata a conoscenza di tutti. E proprio per essere resa comprensibile a tutti, viene tradotta dal castigliano in lingua siciliana. È un documento di fondamentale importanza storica che inizia così. Bando et comandamento da parte di rispettabili et magnifici signori ufficiali di la felici citati di Palermo, chi la maestà di lu signori re nostro, chi Deo ni lu salvi, come cristianissimo e zelantissimo di la fide cristiana, avi fatto un editto et provisioni per li quali ordina et provvede et comanda. E qui seguono le prescrizioni. Viene evocata la sinistra figura del grande inquisitore Tomás de Torquemada, quale ispiratore della decisione di espellere da tutti i domini della corona gli ebrei. Ebrei che vengono accusati di eresia, apostasia, usura. Dei padri inquisitori dell'eresia e apostasia siamo informati che sono stati trovati molti e diversi cristiani, i quali sono passati o ritornati ai riti giudaici, e che di detta eresia e apostasia sono stati causa i giudei e le giudee dei nostri regni.
sia di praticare il prestito ad usura. Troviamo che i detti giudei, per mezzo di gravissime ed insopportabili usure, divorano e inghiottono i beni e le sostanze dei cristiani, esercitando con nequizia e senza pietà la pravità usuraia contro i detti cristiani. A quel tempo esisteva a Palermo una fiorente aliama, cioè una comunità ebraica che aveva i propri luoghi, la grande sinagoga, la scuola, l'ospedale, il mikveh, cioè il bagno rituale, il macello, esercitava le proprie professioni, i propri commerci, in un clima di pacifica convivenza bruscamente spezzata da questo editto. Gli ebrei avrebbero dovuto lasciare la Sicilia il 18 settembre 1492, un lasso di tempo troppo breve per risolvere tutti i problemi legati all'esodo. Ma i magistrati della città chiesero e ottennero dal re delle proroghe, tanto che la data ultima della partenza fu fissata al 12 gennaio 1493. Prima di quella data gli ebrei dovettero vendere tutte le loro proprietà e naturalmente questo andò a vantaggio dei cristiani, che riuscirono ad ottenerle a prezzi bassissimi. Partirono portando con sé poche cose: un materasso, una coperta, un paio di lenzuola, un misero bagaglio. E iniziò così quell'esodo che in realtà non sarebbe mai finito, e una persecuzione che avrebbe avuto il suo acme nell'orrore dell'Olocausto, 4 secoli dopo. Proprio in qui, dove oggi noi ci troviamo, nell'archivio storico, sorgeva fino al 1492 la grande sinagoga della comunità ebraica, sinagoga descritta appena pochi anni prima dal rabbino Ovadia da Bertinoro, che la descrisse come grandiosa, tale da non avere pari in tutto il mondo. La sinagoga a Palermo è senza paragone nel paese tra i popoli e viene lodata da tutti. Nel cortile crescono le viti su pilastri di pietra. Non hanno pari. Ho misurato una vite che aveva uno spessore di 5 palmi. Di là una scala porta alla corte di fronte alla sinagoga, circondato da 3 lati da un portico, fornito di sedie per quelli che non vogliono entrare alla sinagoga per un motivo o l'altro. V'è un pozzo distinto e bello. Sul 4° lato v'è il portale della sinagoga. L'oratorio è quadrato, 40 su 40 braccia. In oriente v'è un santuario, una struttura bella, di pietra come una cappella. La comunità ha assunto 5 hazzim. Recitano il sabato e le feste con voci e melodie dolci. Non ho visto cose simili tra gli ebrei da nessuna parte. I giorni feriali pochi frequentano la sinagoga, un ragazzo può contarli. Vi sono molti vani intorno alla sinagoga, come per esempio l'ospizio con letto per gli ammalati e i vagabondi forestieri da parti lontane, il mikveh, la grande e bella sala dei funzionari dove amministrano giustizia e deliberano su affari pubblici. Lo stesso rabbino ci dice che il tempio era a pianta quadrata e il lato misurava 40 cubiti, cioè 23 metri. È la stessa misura del lato di questa grande sala dove noi oggi ci troviamo, anch'essa a pianta quadrata, sala progettata alla fine dell'Ottocento da Giuseppe Damiani Almeida. Non può essere una semplice coincidenza, anche considerato il fatto che da qualche studioso questa sala, oggi intitolata al suo progettista, viene considerata una sorta di sinagoga trasposta, una tenda cosmica. E infatti vi possiamo trovare molti simboli. Il quadrato che simboleggia il tempo terreno, il tempo storico, la terra, e il cerchio
che invece simboleggia il cielo, il tempo sacro. Spesso uniti assieme nella forma geometrica del cerchio iscritto nel quadrato, a simboleggiare il cosmo. Inoltre troviamo 3 aperture per lato, quindi in tutto 12 aperture, che alludono ai 12 segni zodiacali sulla volta celeste, ma anche alle 12 porte del Tempio di Salomone, che a loro volta rappresentano le 12 tribù di Israele. Altro omaggio all'antica sinagoga è dato dalla straordinaria spazialità verticale e dalle 4 colonne centrali che svettano verso il soffitto altissimo e simboleggiano l'albero della conoscenza. E in generale viene riproposta la sacralità del luogo. Un tempo sinagoga, oggi tempio laico della memoria cittadina.